Adesso raccontaci il tuo rapporto con il web. Con il web, allora, il mio rapporto con il web viene da molto lontano, perché mio padre, in tempi non sospetti, aveva il Commodore 64, quindi fu uno dei miei primi fan a crearmi l'angolo di Alessia Fabiani, si chiamava, un sito dove raccoglieva foto di me bambina, di me che lavoravo con Maurizio Costanzo, quindi mini video, clip, e da lì poi comincia ad avere un grande seguito di fan, quindi è una storia che comincia tanto tempo fa. Oggi com'è il tuo rapporto con i fan? Oggi è bellissimo. Dicevo prima in un'altra intervista che i social hanno dato la possibilità anche a chi non è più presente in TV come un tempo di far arrivare anche tutte le attività collaterali che uno sceglie, quindi il teatro, la passione per l'arte e tutto quello che fa parte di un personaggio che altrimenti non verrebbe espresso soltanto dal mezzo televisivo, perché si sa che la televisione fa apparire solo quello che vuole, quindi ci sono degli autori che vogliono tirarti fuori solo il personaggio che magari ti è stato imposto precedentemente. Invece oggi c'è un'Alessia Fabiani a tutto tondo grazie a Instagram, grazie a Twitter, grazie a Facebook, con delle foto che mi vedono protagonista nei personaggi, quindi nelle mie varie sfaccettature. Alessia, invece parliamo dei progetti attuali e quelli anche futuri che ti piacciono. Attualmente sono in teatro, ho appena finito uno spettacolo al Teatro Tirso, ti presento mio fratello con Peppe Quintale e Stefano Sarcinelli, andremo in tournée con questo spettacolo, quindi faremo tutti i piccoli e grandi teatri d'Italia, non vedo l'ora perché la tournée mi piace moltissimo per visitare i paesini nel nostro splendido bel paese. E poi riprendo uno spettacolo che è Tre papà per un bebè, sempre con Nicola Canonico, però dalla prossima primavera. A breve andrò da Maurizio Costanzo, quindi un mio piccolo ritorno in televisione, perché ci vado proprio a spizzichi e bocconi, per i motivi che dicevo prima, qui di sopra. E niente, questo è il mio futuro, quindi teatro, mamma, i miei figli. E in buon momento facciamo un grande in bocca al lupo perché lo merita. Crepi il lupo, grazie a voi. Grazie.